Benvenuta e benvenuto in Consapevolmente Connessi. Oggi parliamo del potere dello storytelling per il tuo brand. 5 punti per costruire la tua storia di successo. Il potere dello storytelling per il tuo brand, è incredibile. Chi ha iniziato ad applicarlo nella strategia di marketing ne ha compreso immediatamente i benefici. Soprattutto ha rafforzato la brand reputation. Come? Attraverso, ad esempio, più recensioni e naturalmente tutte positive. Un esempio pratico di cosa può portare un lavoro di storytelling all'interno delle strategie? Il Milton Boutique Hotel di Jesolo, 4 stelle Superior, che ha ricevuto il Traveler Review Awards di Booking 2024 con un punteggio di 9,4 su 10. E come dico sempre, dietro ad un successo c'è un grande lavoro online e offline a 360 gradi. Pronto ad annotarti i 5 elementi chiave per costruire la tua storia di successo, di personal brand o quella del tuo brand? Prendi carta e penna e inizia ad annotare i passaggi. Come sempre, a me piace rendere applicabile la storia fin da subito. Partiamo con l'elemento numero 1, il tuo perché. Lo storytelling inizia proprio da qui. Lo storytelling inizia dalla tua storia, ovvero da cosa ti ha spinta o spinto a creare il tuo brand. Il perché è la leva più potente che possiamo innescare non solo per la narrazione, ma anche per la nostra consapevolezza. Perché più il perché si avvicina ai nostri valori e alle nostre passioni, più lungo e duraturo sarà il nostro viaggio. Dunque, visione e missione chiari fin da subito e accompagnati dal perché. A questo proposito, se non lo conosci, è giunto il momento di parlare di Ikigai, ovvero del nostro senso della vita. Lo utilizzo da sempre e lo consiglio anche ai miei studenti. Mi sono chiesta molte volte se stessi seguendo la mia strada, se la comunicazione fosse davvero il mio Ikigai. L'ho fatto dopo i primi 5 anni. L'entusiasmo dell'inizio, internet che iniziava a prendere piede, i primi siti web, la formazione agli over 60, le donne inoccupate, i ragazzi delle scuole, chiedendomi se fosse quello davvero il mio futuro. La tesi di laurea, il mio primo libro, il mio primo progetto per conto dell'università e quella passione per il web che mi portava sempre più a scegliere la mia strada. La comunicazione ha definito la mia strada e io, mattoncino dopo mattoncino, ho definito me stessa in funzione di obiettivi da raggiungere per poter seguire quella strada. Ho fondato una società di comunicazione e formazione che si basa sul digitale. Ho iniziato ad insegnare all'università comunicazione digitale, a lavorare a progetti nazionali e internazionali costruiti sul digitale. E la conversazione digitale e le opportunità del digitale erano il mio pane quotidiano. E mentre gli anni passavano, gli strumenti miglioravano, le dinamiche cambiavano e io ero sempre più curiosa e coinvolta nello scoprirne l'evoluzione. Sono passati 25 anni. Quando lo dico sobbalzo, perché mi sembra ieri quando per la prima volta sono andata online, perché per la prima volta si è aperto davanti a me un mondo digitale e ancora oggi quelle emozioni mi fanno dire: questo è quello che avrei voluto fare. E naturalmente sorrido quando i miei studenti, con la più grande naturalezza, utilizzano i device con l'approccio di chi ci è nato. Il mio perché? Un mondo consapevolmente connessi, fatto di consapevolezza di noi e degli strumenti, e naturalmente di grande responsabilità nell'utilizzarli, simulando sempre un pensiero critico. Elemento numero 2. Conosci il tuo pubblico e ascoltalo. Sono sempre stata una grandissima appassionata di storie e questo mi ha portata ad essere una spettatrice costante a qualsiasi tipo di spettacolo.
devo dire anche piuttosto esigente, capacità di lettura, interpretazione, mimica e coinvolgimento mi facevano sempre seguire delle compagnie piuttosto di altre. E cosa assolutamente non trascurabile, la capacità di coinvolgere il pubblico, che significa avere un ampio repertorio da cui attingere per far vivere l'esperienza migliore e non limitarsi a proporre quello che era già pronto in uno schema rigido. Certo, mica si cambiava argomento o personaggi, ma la capacità di personalizzarlo in base al pubblico? Beh, quello è fondamentale. Il teatro lo insegna perfettamente. Ci sono dei piccolissimi dettagli, degli accorgimenti, delle suggestioni che fanno comprendere che dietro a quel momento c'è un'attenzione verso il pubblico, c'è l'ascolto. E quello che ho imparato nel tempo è che non si può parlare bene con tutti, si rischia di non parlare bene con nessuno. Bisogna fare sempre una scelta, dedicarsi ad un pubblico specifico e a quel pubblico specifico dare il meglio. La domanda da porti a questo punto è: a chi ti vuoi rivolgere con la tua storia? E una volta identificato il tuo pubblico di riferimento, in marketing si chiama target, inizia ad ascoltarlo più che puoi per comprendere i bisogni, gli interessi, le esigenze. Il tuo obiettivo è quello di fare risuonare la tua storia con il pubblico. Solo così riuscirai a rendere quell'esperienza la migliore. E come sempre, l'esperienza è ciò che rimane impressa. Elemento numero 3. Non smettere di ascoltare il tuo interlocutore. Una lezione memorabile, un evento che non dimenticherò mai. Che esperienza incredibile! Queste sono le frasi che vorremmo sempre sentire e non è impossibile sentirle, anzi, basta ascoltare bene, personalizzare e disegnare il percorso con grande consapevolezza e responsabilità in ogni minimo dettaglio. Poi non smettere di ascoltare. Il segreto è questo. Una volta mi è capitato di sedermi davanti ad un imprenditore per presentare un progetto di comunicazione. Dopo una ventina di minuti si blocca e mi dice: «Beh, ma se parlo solo io, quale valore mi stai dando?» La mia risposta fu un ascolto profondo. Si spazientì, mi disse che non era ciò di cui aveva bisogno e fu ostile fino a quando non lesse la nostra storia. Si emozionò fino a commuoversi e mi disse: «Grazie per avermi ascoltato». La nostra collaborazione continua e ha ormai superato una decade. Ogni volta che ci penso sorrido, ma fu in quel momento che capii che ero nella strada giusta, che dovevo continuare ad ascoltare. Questo lo facevo già nelle attività formative di learning. Nel libro del 2002 parlo proprio di questo aspetto fondamentale di comunicare e ascoltare le conversazioni per costruire l'esperienza migliore in aula, che sia un'aula fisica o un'aula virtuale. Ma questo vale in ogni ambito. Dunque ascoltalo per iniziare e continua ad ascoltarlo sempre, perché tutto è in movimento, tutto cambia o, come diceva Eraclito, tutto è in divenire. Il nostro quotidiano ce lo conferma ancora oggi, un cambiamento costante nel quale siamo inseriti, soprattutto a livello di innovazione tecnologica e digitale, ma anche rispetto proprio ai comportamenti, a come si evolve la società. E dunque, non smettere di ascoltare ci permette di continuare a raccontare la nostra storia senza annoiare. Adesso è il momento di scegliere il tuo messaggio chiave. Come spiego sempre, sia nei corsi che nelle consulenze, non possiamo riempire la testa di informazioni, messaggi, magari anche incoerenti. Troppe cose rischiano di modificare la percezione.
Scegli il messaggio per cui vuoi che la tua storia venga ricordata. Per cosa devono ricordare il tuo brand? Che cosa vuoi trasmettere? Ho seguito così tanti corsi di formazione, miglioramento personale e scrittura che potrei citare un centinaio di versioni diverse di questo aspetto, come il da defunto come vorresti essere ricordata, oppure quando esci da una stanza cosa vuoi che si dica di te, oppure quando non ci sei e ad una cena diventi argomento di conversazione cosa vorresti che dicessero, e potrei proseguire veramente a lungo. Ma il punto è uno: dobbiamo avere uno scopo che coincide appunto con il perché lo facciamo. E dunque la cosa più semplice ed efficace è trasformarlo in un messaggio chiaro, breve e memorabile. Scrivi nel notes una serie di perché vorresti essere ricordata o ricordato e come. Un elenco che ti permette di fissare le idee sulle quali tornare a riflettere. E mettile in relazione con il perché dell'inizio. Da qui puoi solo costruire qualcosa che ti rappresenta appieno. Ora che siamo arrivati qui, scegli il formato giusto. E questo già rispondendo a una delle domande più frequenti che ricevo da sempre: in base alla tua esperienza, cosa funziona meglio? La risposta l'abbiamo sopra. Il pubblico. Il nostro pubblico ce lo dice sempre. Non siamo noi a decidere, ma siamo noi ad ascoltare, conoscere e comprendere quelle esigenze specifiche. E dunque, se vuoi trovare il formato giusto, ascolta il tuo pubblico. E grazie alle interazioni, al digitale, ai sondaggi e a tutte le modalità di interazione online e offline, lo possiamo addirittura chiedere direttamente. Poco tempo fa, ad esempio, ho lanciato un sondaggio nella mia community di Instagram e la risposta è stata il video. Per quel tipo di contenuto, per quel tipo di pubblico e per quel tipo di relazione che abbiamo instaurato, quello era il formato corretto. Fatto in quella di LinkedIn, la risposta è stata invece il podcast. A questo punto non ci resta che confezionare la storia anche esteticamente. Non sono un amante della spettacolarizzazione, la spettacolarizzazione dell'informazione. Trovate un podcast a questo proposito che vi fa comprendere appieno il mio pensiero in merito a questo, ma sono sicuramente un amante dell'estetica. Attenzione però che deve sempre seguire i nostri valori e dunque per me sono l'autenticità e la lealtà. Dunque il consiglio è: attenzione ai dettagli, ad ogni minimo elemento della storia, perché nel suo piccolo rappresenta un nucleo da sviluppare, magari nel futuro. E dunque cura le immagini, cura i video, cura i testi, disegna l'esperienza, ma sii sempre leale. E attenzione, non si tratta di un aspetto meno importante, last but not least. Dunque segui passaggi nell'ordine che ti ho suggerito. Non avere fretta nel confezionare la storia. Inizia con una serie di annotazioni su cui riflettere. Prendi appunti, tanti, il più possibile. Fai scorrere le idee. Ricerca nella memoria. Pensa ai momenti più emozionanti che hai vissuto rispetto ad ogni singolo aspetto. Chi hai incontrato, con chi hai conversato, annota, emoziona, ti ricorda e poi inizia a creare la tua storia. Da dove sei partita, da dove sei partito, dove ti trovi oggi, come sei arrivata o come sei arrivato qui e dove vuoi andare. Ricorda, le cose dichiarate sono le migliori. Perché chi ti ascolta sa anche come poterti aiutare a raggiungere le tappe che desideri. E adesso non mi resta che augurarti buona scrittura, buona narrazione e questo.
Questa strategia la puoi utilizzare anche nelle lettere di presentazione, nelle lettere di candidatura, anche quando ti vuoi presentare, ad esempio, ad un convegno, senza dover elencare troppo le tue skills, ma raccontarti anche attraverso la persona bellissima che sei. Ah, dimenticavo, ho sempre studiato letterature straniere, compresa la laurea e compreso l'indirizzo filologico letterario, ma questo è solo un aspetto della mia passione, o forse la conseguenza. Se questo argomento ti è piaciuto e vuoi saperne di più, scrivimelo sui social o nella mail di info@netlifesrl.com e lo approfondiremo ancora di più insieme. Come sempre, grazie e ciao!